Pinoraiola, sta andando in archivio il 2017, che anno è stato per la ginnastica ligure? Un anno decisamente favorevole, anche perché il 2017 si proponeva con una serie di novità all'interno della nostra federazione che ci lasciavano un po' di preoccupazione. Era una divisione netta, tra l'altro condivisa anche dal nostro comitato, su un'attività, quella così chiamata Silver, rivolta più all'attività motoria, quindi all'incremento del numero dei partecipanti all'attività fisica, e quella strettamente Gold, rivolta all'attività agonistica, che in Liguria ovviamente è tutta da rilanciare per i ben conosciuti motivi legati all'impiantistica, che per la ginnastica ha la necessità di avere impianti fissi a terra, età dell'attività giovanile e via di seguito. Risultato positivo, 12 società nuove affiliate, abbiamo superato il muro dei 4.000 partecipanti alle nostre manifestazioni che si sono svolte nell'arco di 8 mesi su 72 competizioni. Divise appunto tra Silver e Gold, poi vari livelli di difficoltà e livelli di età. Detto questo, che sembra in così poche parole molto veloce, è stato effettivamente un anno impegnativo per le società, per il comitato, per i tecnici, per i giudici, per le società stesse, che hanno dato comunque una risposta molto positiva. Non mancano anche le eccellenze agonistiche. Non mancano le eccellenze agonistiche che purtroppo in parte scappano dalla nostra regione, come è successo per l'artistica femminile con due ginnaste, le gemelle D'Amato, che sono state giusto poco tempo fa convocate nell'ambito della squadra nazionale per le Olimpiadi di Tokyo, così come altre società che avrebbero la possibilità, cito, e non vorrei dimenticarmi la Fratellanza, l'Andrea Doria, l'Auxilium, la Rubattino, che hanno potenzialità molto forte, ma anche loro devono combattere con gli atleti e con l'adesione a campionati a livello nazionale senza averne poi la possibilità a livello di attività settimanale per preparare queste gare, che a livello nazionale bisogna dire sono molto impegnative. Il 2018 cosa vi riserverà? 2018, il mio augurio è che l'esperienza fatta, come dicevo, con Silver e Gold nel 2017 ci dia un po' di respiro. Stiamo lavorando sulle zone tecniche, perché non dobbiamo dimenticare che l'età media dei nostri atleti va da 6 a 12, 13 anni, e quindi organizzare per questa fascia di età delle gare in 200 chilometri, quanto è più o meno le distanze che noi dobbiamo coprire, non è facile. Quindi stiamo organizzando delle zone tecniche all'interno della Liguria dove dividere le manifestazioni, Levante, Centro e Ponente, e quindi dare più respiro per poi fare manifestazioni a livello regionale un po' più contenute con il passaporto per tutte le manifestazioni nazionali.